tempo presente alla Sala Ipogei Galleria Marconi. Siamo con Nicola Cingolani che per questa occasione sostituisce Valentina Falcioni, che è la curatrice di questa mostra, che per motivi di lavoro non ha potuto presenziare all'incontro. Allora Nicola, tempo presente è una mostra che si compone di una doppia personale, quella di Giuseppe Biguzzi che si trova alla Sala Ipogei Galleria Marconi, mentre invece qui al Museo della Cripta abbiamo le opere fotografiche di Roberto Cicchinè. Sarà Nicola Cingolani ad illustrarci un po' il filo conduttore di questa mostra. Il filo conduttore è il tempo presente, il tempo del contemporaneo, che è un tempo veramente oscuro, come dice Giorgio Agamben. E devo dire che ho avuto l'opportunità già di presentare questi due artisti prestigiosi della Galleria Marconi e qui vediamo veramente delle opere davvero straordinarie. E il tempo contemporaneo è oscuro, però c'è una luce che solo gli artisti secondo me possono vedere, possono cogliere, perché vedono oltre, vedono quello che in questo tempo noi stiamo vivendo ma non riusciamo a captare. Quindi nelle opere di Cicchinè il tempo è rivolto al corpo, così come a Biguzzi, è il corpo che percepisce questo tempo e quindi ecco che sviluppa tutta la tematica del contemporaneo. Le due mostre hanno il filo conduttore del corpo, però sono diverse nell'estetica, perché una è prettamente pittorica, quella di Giuseppe Biguzzi, l'altra è di Cicchinè, di Roberto Cicchinè, è fotografica, e quindi ci sono queste due modalità per esprimere il tempo presente. Una. In realtà era sempre un pensiero su uno neomanesimo. Roberto Cicchinè, ci illustri il tuo tempo presente? Allora, diciamo che sono lavori che fanno parte insomma di un mio percorso degli ultimi forse 10 anni, quindi sono lavori già presentati in altre collettive piuttosto che mostre personali e sono stati insomma reinseriti, reinterpretati, ripensati da me, dalla curatrice, da Franco, per affrontare appunto questo tema, ma che sostanzialmente è un po' il tema del mio lavoro artistico, quindi il tempo così come il corpo sono proprio le tematiche principali del mio lavoro e sono qui sviscerate non solo nel tema fotografico ma anche con 3 installazioni video che un po' danno, che in realtà i miei video sono delle fotografie in movimento, sono delle immagini in loop che vanno un po' a rafforzare dei concetti, quindi il tempo diciamo presente, sviscerato come insomma nella mia poetica principale tramite appunto il linguaggio del corpo, quindi una narrazione più legata diciamo a un racconto individuale, no? Quindi una ricerca individuale, un percorso individuale di coscienza, più diciamo immagini legate alla contemporaneità, più di cronaca come sono le immagini di 2 emigranti interpretati come dei santi contemporanei che sono riportati in una insomma delle 2 navate. E poi ci sono ecco, altri i video invece raccontano un po' dei rapporti tra persone, rapporti rispetto alla fede, quindi insomma è una mostra abbastanza articolata. Questi lavori, questa sintesi tra diciamo, fotografia e video è una mia, come dire, possiamo definirla, è una mia indagine sul tempo reale rispetto sia a un percorso personale ma un percorso anche sociale, ecco, come oggi insomma è giusto perseguire. Questa è la seconda delle 4 mostre previste per l'anno 2019, bella, siamo molto contenti tutti, abbiamo 2 artisti fantastici e niente, insomma abbiamo iniziato quello che io chiamo il percorso di lo sviluppo delle partecipazioni, delle pratiche partecipative nell'ambito dell'arte, l'arte contemporanea in questo caso. E bene, direi che ci sono tutti gli elementi per andare avanti, il Franco ha fatto il suo lavoro. E adesso tocca a me, tra una mostra e l'altra, proviamo ad usare l'arte contemporanea come elemento aggregante del territorio. Questo. Passiamo a Nicola Cingolani, che è stata magnifica nell'esporre le caratteristiche di questa mostra, quindi un pensiero conclusivo sul tempo presente che racchiude il linguaggio sia pittorico che fotografico di 2 artisti diversi tra di loro ma complementari in questo loro linguaggio.
Sì, io do sempre un messaggio di speranza comunque, ho detto fino adesso che il contemporaneo è un momento di ombra, no? Però c'è una luce che appunto gli artisti possono cogliere, però anche noi dobbiamo essere attenti ai messaggi che ci danno gli artisti, ci dà l'arte contemporanea, e devo dire che questa mostra proprio esprime al massimo il concetto di tempo e il concetto che noi dobbiamo cogliere proprio per un mondo migliore. E non possiamo non concludere con Franco Marconi. Vi ringrazio a tutti quanti, grazie di essere intervenuti.